Dobbiamo incontrare una persona che desideri molto vedere. È papà, mamma. Non esattamente. Beh, allora spero che sia James Brown. Metti questa. Completo da G. Joe Action. Non lo dimenticherò. Buon Natale, piccolo. Grazie, Babbo Natale. Tocca a te. Benvenuta nel paese di Babbo Natale. Oh, ciao. Come ti chiami, signorina? Beh, le nonne mi chiamano Frankie perché tutti volevano un maschio. Ci rimasero molto male quando videro che non lo ero. Invece, quando mia madre è arrabbiata, sono Lucilla Francis Collins. Ed è da quello che capisco che sono nei guai, perché lei non usa mai il mio nome completo. Ma tu puoi chiamarmi come preferisci. Oh, grazie. Credo che ti chiamerò Lucy. Allora, cosa vuoi per Natale, eh? Beh, vorrei il dolce forno e una bambola Tracy, quella che le crescono i capelli quando le premi la pancia. Sì, qualcosa sì. Per mio fratello Dwayne e un vestito come quello là. Sarebbe bello per la mamma. Noi non possiamo permettercelo. Ma quello che voglio veramente è che il mio papà torni a casa. Oh, e dov'è il tuo papà? In Vietnam. Non preferiresti una bella bambola? Lucy, ora ti svelerò un piccolo segreto. Anche se il tuo papà non può essere con te di persona, sai come puoi fare per averlo sempre con te? No, come? Devi tenerlo sempre qui dentro, nei tuoi pensieri, nei tuoi sogni. E lui non ti abbandonerà mai. Fino a quando avrai qualcuno da amare dentro il cuore, saprai sempre come vivere bene anche se non c'è. Proprio così. Sì, ma io lo vorrei ugualmente il mio papà. Tu puoi aiutarmi, vero Babbo Natale? Certo. Può fare qualsiasi cosa. Il mio amico Bobby, quello laggiù, col dito nel naso, mi ha promesso due barrette di cioccolato con le nocciole se ti chiedo di provare il tuo cappello. No, non puoi metterti il cappello di Babbo Natale. Ah, non possiamo far perdere a Lucy una scommessa così importante. Non ti pare, Ralph? Sta brillando. Accidenti. Grazie di tutto. Ora devo andare. Buon Natale, Babbo Natale. Questa la devo proprio scrivere sul libro. Buon Natale, Lucy. Secondo
Secondo me ama molto il suo lavoro. Rendere i bambini felici a Natale deve essere il lavoro più bello del mondo. Mi ha fatto mettere il suo cappello. Hai visto che bello, mamma? Hai visto come mi sta? Ha una slitta meravigliosa e porta i regali a tutti i bambini del mondo. È proprio l'uomo più simpatico del mondo. Aspetta qui, Lucy. Buonasera, lei è la signora Collins? Sì, sono io. A nome del paese, con gratitudine, temo di doverle dare una brutta notizia. Si faccia forza, signora. Mamma, chi sono quelli? Che è successo? Papà sta veramente tornando a casa per Natale. I can hear the angels singing. I can hear the angels singing. I can hear. Siamo arrivati a 25 gradi ed è il primo dicembre. Così rischiamo di battere il record del Natale più caldo mai registrato a Los Angeles. Ah, cammina su. Non fare scherzi, hai fatto solo 200.000 chilometri. Non puoi piantarmi l'asso, cammina. Ehi, non vedi che c'è scritto sul cartello? Non scendere dalla macchina, vabbè, o giuro che ti faccio, vabbè, male. Sai quanto tempo ci ho messo per ottenerlo, scemo? Signorina Collins, il direttore del casting mi ha detto di ricordarle che le audizioni si faranno stamattina. Nel suo ufficio. Che bella notizia, non sto nella pelle. Preferirei morire. Te le vendo, te le compro, che posso fare per lei? Ok, Lucy, sei pronta? Ci divertiremo. Vuoi vedere il set di Natale? Voglio solo il mio latte alla vaniglia. Arriva, la macchinetta era rotta. Lucy, te lo sono andata a prendere al bar. Lo sai, se non bevo il mio latte appena arrivata, sono molto, molto intrattabile. Beh, ben è arrivata. Guarda qua, è più funzionale di quello dell'anno scorso. Niente scompiglio. Tira sull'albero. Vai scendere la menorah. Piano, piano. Ok, così va bene. Detesto questa roba, ma a parte questo è perfetto. Guarda qui. Oh. L'importante è essere coerenti, sfruttiamo tutte le religioni. Insomma, stavo al Polo Nord a rompermi le palle con la mia signora, quando all'improvviso lei si ricorda che ci siamo scordati di innevare l'albero. Allora acchiappo la mia fedele lattina di neve sintetica e... badabim, badabum! Mi do da fare. Mi sono spiegato. Complimenti. Mai visto un Babbo Natale così volgare? Dovevi proprio farmelo vedere di prima mattina? Il prossimo, grazie. Grazie mille, il prossimo. Il prossimo. Il prossimo. Buon Natale. Il prossimo. Grazie e arrivederci. Grazie. Il prossimo. Benissimo, la ringrazio, può andare. Il prossimo, perfetto, grazie mille. Il prossimo, grazie mille. Il prossimo, il prossimo, il prossimo, il prossimo, il prossimo. Lucy Collins, proprio una donna che desideravo incontrare. Come vanno gli affari alla miglior regista di televendite che esista? Ciao, Cameron. Allora, hai già trovato il mio Babbo Natale? No, ma se ti serve un killer abbiamo il tizio giusto, ma Miss Dicembre sarebbe molto più di richiamo. Beh, non sono affatto preoccupato, anche se andiamo in onda fra 24 ore e le vacanze di Natale sono la nostra più grande fonte di guadagno. Se c'è qualcuno in grado di far cacciare soldi a quei maledetti tirchi di consumatori anche in un torrido Natale, quella sei tu, Lucy. E come? Ora, so quanto tu detesti le feste, ma questo è l'anno giusto per far perdere alla QVC il primato di re delle televendite. Se tu mi dai una mano, ti prometto che il giorno di Natale ti metterò su un aeroplano che ti porterà dove hai sempre sognato di andare. A Bora Bora? Decidi tu dove. Con due bei maschioni muscolosi? Se giochi bene le tue carte, ci verrò io con te. È l'unico gioco che faccio con le carte in solitario. Mi desidera, Taylor. Oh, è innamorata pazza. Sono Taylor.
ma fa lo stesso. Ehi, vecchietto! Mi è appena arrivato un salsicciotto dal Polo Nord, col tuo nome scritto sopra. Devi lasciarmi in pace. Ora fa la cosa giusta, babbo. Armageddon sta arrivando, l'orologio sta battendo. Era la vigilia di Natale e in tutta la casa nessuna creatura si muoveva perché erano tutti defunti. Ah, d'accordo. Convoca l'Inquisizione, ma dobbiamo assolutamente passare inosservati. Non preoccuparti, in queste cose sono più bravo di te. Non potevi scegliere un posto meno banale? Dovevamo passare inosservati. Conciati così, in un altro posto avremmo sicuramente dato nell'occhio. Vieni il soda. Ora ti leggeremo un comunicato ufficiale degli Elfi. Sì, va bene, va bene. Noi, consiglio della Worldwide Christmas Corporation, con questa accusiamo San Nicola, alias Nick, di aver trascurato di osservare i termini del proprio contratto di impiego. No, aspetta, aspetta un attimo. Ho svolto il mio lavoro con grande serietà. Tenetemi andare. Attenzione e disciplina, quindi non vedo perché dobbiate essere così fiscali per quanto riguarda il mio periodo di carica. Devi ammetterlo, Nick, sei stato uno scansafatiche. Non sono mai stato niente di simile. Conosci le regole? Sì, che le conosco. Ogni 200 anni un nuovo Babbo Natale deve essere reclutato e addestrato. Devi passare il testimone a mezzanotte di questa notte di Natale, altrimenti scatterà l'operazione scioglimento, lo sai benissimo. Ma non è possibile. Ricordi quella piccola clausola scritta in piccolo riguardo alla fine del mondo causata dallo scioglimento del Polo Nord? La clausola diluvio. Ma non è possibile. Ti è passata di mente? No, state tranquilli, non mi è passata di mente. Il problema non è solo che mi piace fare Babbo Natale, il fatto è che non so chi scegliere. Non c'è nessun nome nella nostra lista che abbia le caratteristiche particolari che noi richiediamo. Veramente un nome ci sarebbe? Tu, Ralph, sai meglio di me che c'è una ragione per cui il suo nome è l'ultimo della lista. E tu hai 4 settimane per farlo diventare il primo o dovremo cominciare a costruire delle scialuppe per salvarci dal diluvio? Ah, sì, ti devi sbrigare. Sì. Te le vendo, te le compro, che posso fare per lei? Ehi, sbrigati, sei in ritardo per registrarti, sai? Mi scusi. Ehi, che bella barba. Sembra quasi vera. Grazie. Sto cercando la signorina Lucy Calmans. Riempia il modulo e vada con gli altri babbi finché non la chiamiamo. Te le vendo, te le compro. Che posso fare per lei? Ho visto i migliori elfi della mia generazione distrutti dalla pazzia. Si trascinavano lungo le strade arrabbiati a mezzanotte alla ricerca di una dose di allegria natalizia e di un eggnog pungolati dalle urla di milioni di bambini infelici. È un atto unico che ho scritto io. Si intitola Kafka Klaus. Kafka Klaus? Sì. Come diavolo l'è venuto in mente? Sì, d'accordo, me ne vado. Che roba era? Lo capisco, quando le mie opere non sono apprezzate. Apprezzate? Sparisci immediatamente! Come saremo a dire sparisci? Vuol dire sparisci! Guarda che ho fatto audizioni a Off Broadway. Non farmi venire lì! Sai tu che non capisci niente! Lucy. Sei un ignorante! Non me lo fate più vedere davanti, giuro che lo uccido con le mani. Lo voglio sbranare! Andiamo. Ma dove diavolo l'hai trovato? Adesso calmati, ok? Ecco sua maestà, è quella lì. Oh, ma sì, sì, riconoscerei Lucy ovunque. Roba da pazzi, il prossimo della lista ha scritto Babbo Natale come nome vero. Ah, veramente è soltanto uno dei miei molti nomi. Vede, in Messico mi chiamano Papà Noel, in Olanda mi chiamano Kris Kringle, in Germania Weihnachtsmann. Persino in Siberia un nome, mi chiamano Papà Ghiaccio. Beh, ci mancava questo. Ma tutti i miei amici mi chiamano Nick. Oh, Lucy, è davvero meraviglioso rivederti dopo tutti questi anni. Mi dispiace, io temo che si sbagli perché non la conosco affatto. Speravo tanto che ti ricordassi di me. Beh, invece non mi ricordo. Comunque, se è qui per l'audizione, sarebbe meglio cominciare. Audizione? Già, vede, se vuole il lavoro, deve convincere la gente a comprare questa roba. E se ci riesce a non far arrabbiare Lucy, potrebbe essere assunto come Babbo Natale per 4 settimane. Quattro settimane? Nel suo show televisivo, quindi si dia da fare.
Dove mi devo mettere? Da questa parte, signor Natale. Ehi, Jake! Mettimelo sul monitor, per favore. D'accordo. Bene, vada avanti ad libitum con uno dei prodotti sul set. Ad libitum? Sì, improvvisi, l'importante è che vada avanti. Lenny, dammi qualcosa da vendere. Ad libitum? Sì, tenga. Adesso guardi dritto dentro questa telecamera e poi quando è pronto vada pure. Quando è pronto? Ah, sì, sì, va bene. Ah, buonasera a tutti quanti. Benvenuti al Christmas Corner. Ma l'avete scritto con la K? Sai, Lucy, mi ci vorrà un po' per abituarmi. Ci sono 200 anni che lo scrivo con la C. Allora, cominciamo a vendere qualcosa. Naturalmente, Babbo Natale non incoraggerebbe mai l'uso del tabacco, ma questo accendino potrebbe essere utile per accendere le candele la notte di Natale. Non è un accendino, è uno scaldacalzini. Uno scaldacalzini? Ah, oh, per tutti i campanelli, è geniale. È un'idea molto divertente come regalino. Penso che me ne comprerò uno per ognuno dei miei stivali. Non avete idea di quanto si gelino i piedi? Sì, insomma, quando si vola su una slitta a più di 36.000 piedi... Dimmi immediatamente dove l'hai trovato. È davvero straordinario. È un talento naturale. Vedrai che sul pubblico avrà un effetto dirompente. Mi è venuta voglia di comprarmi uno di quegli scaldacalzini. Beh, io neppure li porto, i calzini. Bloccalo subito. Complimenti, è stato fantastico. Grazie mille. Ok, sei assunto. Ce l'hai fatta, Nick. Gratulazioni. Non riesco ancora a credere di essere riuscita a superare il tuo esame, Lucy. Per tutti i campanelli, sono felice. Ok, mettiamo le cose in chiaro. Niente più per tutti i campanelli, è una frase che non ho mai sopportato. Secondo, io non faccio esami, hai passato l'esame del mio capo. Sono così ansioso di conoscerti meglio. Sai una cosa? Non credo che possa accadere, perché la persona che detesto di più nella vita è Babbo Natale. Ora, scusa, devo andare. Lo sai che non rifiuterei mai un pasto gratis, ma questo sushi costa $50, mentre potevamo prendere un hot dog a 50 centesimi. Che siamo venuti a fare qui? Ah, tu sai per quanto tempo ho cercato il prodotto giusto per completare il nostro progetto definitivo, no? Sì. L'ho tenuto nascosto fino ad ora, perché non volevo che quelli del network delle vendite ce lo fregassero sotto il naso. Credimi, è una bomba, una enorme bomba. Da un'occhiata qua dentro. Di buongiorno all'amichetto che ci aiuterà a centrare il bersaglio delle vendite, a sbaragliare i concorrenti. Se lo lanciamo in TV, ogni bambino d'America ne vorrà uno. Cameron, io non ho mai protestato, lo sai, per le porcherie che vendiamo sulla nostra rete, perché sappiamo che sono porcherie, ma se la gente vuole porcherie, compri porcherie. Ma questa... questa è la porcheria più porcheria che tu abbia mai inventato. Ok, possiamo parlarne. Hai davvero esagerato stavolta. Paga il conto. Lucy, il conto, prego. Mi stai dicendo che tutte le parole che dovrò dire appariranno su questo piccolo schermo? Beh, devo riconoscere che è molto ingegnoso. Uno di questi potrebbe essermi utile al prossimo banchetto della Municipalità degli Elfi. Ti piace molto restare nel personaggio, vero? Nel personaggio? Sì, essere Babbo Natale tutta la vita. Purtroppo non per tutta la vita, solo per 200 anni. Vabbè, anche se sei un po' pazzo, non sei simpatico. Ah, scusami, Nick, la regina mi chiama. Vai pure. Ciao, Lucy. Ciao, dimmi solo le cose importanti. Beh, vediamo, il distributore automatico è rotto, il traduttore dei sette principi della Quanza dallo Swahili ci ha lasciati all'improvviso e poi c'è molto anche... molto divertente. Tuo fratello Dwayne e sua figlia ti stanno aspettando nel tuo ufficio da più di un'ora. Buongiorno, Lucy. Chi sono questi estranei nel mio ufficio? Qualcuno della sicurezza ha voglia di perdere il posto? Non ti ricordi di me, zia? Aisha, sei tu? Oh, Aisha, abbracciami. Non ti riconoscevo da quanto sei cresciuta. Vedo che hai portato con te un vecchio ciccione. Che sorpresa, fratellino. Lo so che non è una bella sorpresa per te, Lucy. Ti dispiacerebbe spiegarmi perché non rispondi mai alle nostre telefonate a Natale? Papà ha ragione, ma devo dirti una cosa. Cosa? Canterò da solista in chiesa la notte di Natale. Ci tengo molto che tu venga a sentirmi.
È stato un colpo basso portarmi qui mia nipote per farmi rimordere la coscienza. Sì, certo, ammesso che tu ce l'abbia una coscienza. D'accordo, farò del mio meglio per venirci, ok? Ma è molto probabile che nel periodo di Natale riesca ad andare a Bora Bora, perché la compagnia per cui lavoro è in fase di espansione. Ma su una cosa ho bisogno del vostro aiuto, ve lo chiedo in ginocchio, dovete assolutamente aiutarmi, che posso regalare a mamma per Natale. Ma certo. Mi stai prendendo in giro, Lucy? Non ti sto prendendo in giro. Ho bisogno del tuo aiuto. Secondo te è meglio del denaro o un buon acquisti per televendo telecompro? No, Lucy, la vuoi smettere? Sei patetica. Gli indù fanno regali più belli a Natale. Vieni, tesoro. Saluta la zia Lucy. È molto occupata. Ciao, zia Lucy. Come puoi parlare degli indù? Tu non sei niente del popolo indù. Neanche lo festeggiano il Natale. Tanto lo so che ci verrai, zia Lucy. Ciao. Tu devi essere Aisha, eh? Come fai a saperlo? Beh, non sarei un Babbo Natale molto bravo se non sapessi il tuo nome, giusto? Ciao, Babbo Natale. Ciao. Ciao, tesoro. Ciao, Aisha. Ciao, Babbo Natale. Ciao. Non dovresti essere in un altro posto, in camerino, per esempio? Camerino? Ah, no, ho il mio costume personale da Babbo Natale. Allora perché non ti vai a truccare? Voglio vederti con le guance rosse e un bel naso a ciliegia. Lucy. Scusami. Un attimo di attenzione, signore, signori e bambini. Vi comunico che da domani questo programma non potrà più chiamarsi Telecompro Televendo. Infatti si chiamerà Tele Sbaraglio la concorrenza. Era un acuto gioco di parole. Dovete ridere agli acuti giochi di parole del capo. Questa è carina. Comunque, dovremo lavorare in modo incredibilmente duro e non avremo molto tempo per festeggiare, quindi stasera siete miei ospiti. Sì, grazie. Ma prima di stappare lo champagne, è con grandissimo piacere che vado a presentarvi l'uomo della nostra stagione. Il nostro personale Babbo Natale. Un bel applauso. Guarda in macchina e sorridi. Guardami che ci fanno una foto. Sorridi. Ecco fatto. Buon Natale, piccola. Salve, questo è mio fratello Jeff. Jeff, è un piacere conoscerti. Anche per me, Babbo Natale. Ah, grazie mille, Jeff. Ora dimmi, qual è la cosa che preferisci del Natale? Mi piace fare il regalo a mia sorella. Quella è mia sorella, è la mia migliore amica. Allora falle un bel regalo. Scommetto che vuoi qualcosa di veramente speciale per Natale. Mm-hmm. Penso di sapere cos'è. Te lo dico? Come fai a saperlo? Perché sono Babbo Natale, ricordi? Sì, lo sei davvero allora. Sì che lo sono davvero. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Jeff. Sei un ragazzo veramente meraviglioso. Da questa parte, guardate di qua. Ecco fatto. Vuoi un regalo? Sì. Grazie. Tutti ricevono un regalo da Babbo Natale. Buonanotte, Lucy. Oh, sei tu. Senti, grazie per quello che hai fatto stasera. È stato molto bello, soprattutto per Jeff. Oh. Ah, Jeff mi ha dato molto, molto di più di quanto io abbia dato a lui. Mi ha ricordato che a volte sono le persone più innocenti a godere di più il Natale. Sì, comunque nessuno te lo ha chiesto. Non era nel tuo contratto, quindi non avrai nessun extra. Beh, veramente è un altro contratto che devo assolutamente rispettare. Ah, giusto, perché tu sei Babbo Natale. Io credo che il mondo abbia ancora bisogno di ciò che io rappresento. Se la gente smetterà di credere in me e vedrà solo un vecchietto vestito di rosso, smetterà anche di credere nella gentilezza e nella generosità. Senti, amico, non c'è bisogno che fai questa scena, non sei in televisione. Lucy, il tuo papà sarebbe molto triste se ti vedesse così.
Il mio papà? Tu del mio papà non sai niente. Non ti ricordi di me? Tanti anni fa in quel negozio, quando eri solo una bambina. Allora, vecchio, stammi bene a sentire. Io non so con chi tu abbia parlato di me, ma vedi di smetterla, perché la mia vita privata non è affar tuo, ok? Tic-toc, Nick. Tic-toc. È assurdo, un Natale così caldo non si era mai visto. Grazie mille. Ehi, Nick, devi guardare le luci rosse. La luce rossa indica la telecamera con cui devi fare l'amore, nel senso di pace universale fra uomini di buona volontà. Sì, credo di aver capito. Benissimo. Grazie. Dove diavolo è il mio latte alla vaniglia? Perché dopo tutto questo tempo devo ancora aspettare il mio dannato latte alla vaniglia? Perché il mio latte non arriva? Scusa, Lucy, ho dovuto portare il cane di Cameron a che fare i bisogni. Che c'entra col fatto che io sono senza latte? Niente. Scusami. Allora, vogliamo cominciare la grande vendita di Natale? Meno 5, 4, 3, 2... Sigla. Fa-la-la, fa-la-la, fa-la-la-la. Merry Christmas and a Happy New Year. Tanti auguri di Buon Natale a tutti quanti. Naturalmente avrete capito chi sono. Benvenuti alla vendita straordinaria di Christmas Corner. I poveri elfi di Telecompro Televendo hanno dovuto fare molti straordinari per procurarvi la più sensazionale linea di prodotti per le feste che abbiate mai visto. Diamo un'occhiata al primo articolo. Una deliziosa cravatta da uomo musicale per aspettare l'avvento in allegria. Non la trovate molto elegante? Non siete d'accordo? Premete il pulsante e immediatamente parte una famosa musica natalizia. Ma non è tutto, come potete vedere. Oltre alla musichetta, la nostra cravatta ha un optional aggiuntivo. Infatti, com'è bravo. Pulsante, come per un incontro, nonna, quello è il Babbo Natale che ho visto da zia Lucy. L'ho anche baciato. Mi sembra di conoscerlo. Somiglia a quel Babbo Natale di tanti anni fa. No. Magico per intonare tutti insieme. Basta Gnog per me. Allora, adesso vediamo quale altro articolo abbiamo in agenda. Oh, per tutti i campanelli. Oh. Questo non è stato fatto nel laboratorio di Babbo Natale. Diventerei ancora più rosso per la vergogna, ma vedete, Babbo Natale di solito non porta nella sua sacca articoli per soli adulti. Stai improvvisando? Ricordo una volta negli anni Ottanta, doveva essere circa il 1888, ci capitò un elfo malizioso che restò affascinato da alcune ballerine di Cancan. Oh, no, no, niente improvvisazioni nel mio programma. Taylor, ridagli il gobbo, subito. Guardate che ballavano il Cancan. Nick, e allora... Nick. Leggi il gobbo! Scusate, signore, ora immaginate la faccia di vostro marito che, tornando a casa, vi trova abbigliate con questo capo di seta. Naturalmente è disponibile dalla 38 fino alla comoda taglia 48. 48. Allora potrei regalarlo per Natale alla mia signora, Televendo Telecompro, dica pure, signora. Sì, va bene, gliene ordino tre. Le arriveranno direttamente a casa. Televendo Telecompro, il programma dove potete comprare di tutto. Resti in linea, prego. Televendo Telecompro, sì, signora, 12 cravatte musicali? Sì, anche a noi è molto simpatico, signora. Resti in linea. Televendo Telecompro, sì, signor, Feliz Navidad. Che deseo usted? Ah, sì, muchas gracias. Resti in linea. Televendo Telecompro, negligero soffoco? No, signore, non è disponibile in tagli maschili. Resti in linea. Insomma, se volete... Lucy, ho visto la televendita dal mio ufficio. Quell'uomo è fantastico. Che cosa viene adesso? Il numero 13. Oh, il 13 è un numero fortunato. Il prossimo articolo è una fedele riproduzione di me stesso, che potrà essere vostra per la modica somma di $29.95. Ma costa un sacco di soldi. Questo affare deve avere qualcosa di speciale. Infatti, abbassandogli il braccio...
Il nostro amico vi mostrerà cosa ha sotto la giacca. Bingo. Ma è un gioco d'azzardo. Scusate, ma io non posso vendere questa roba. Babbo Natale non può vendere. Sì, che sta facendo? Oh no, sta improvvisando di nuovo. Non ho intenzione di venderlo, no. Signor Taylor, non posso No, questo non va bene, non va bene per niente. Ti avevo detto che quel pupazzo era una porcheria. Sei stata tu ad assumere quel matto scatenato. Sì, toglielo. Ci vado io in diretta. Augurati che le linee non si siano raffreddate. Caccialo via. D'accordo, Chris, manda subito la pubblicità. Non mi interessa quale, qualsiasi cosa. Ok, manda la cassetta. Oscuratemela. Non vende un gioco d'azzardo. Ehi, salve pescatori. È arrivato per voi il mulinello monoblocco per una pesca miracolosa. Nick, ascoltami. Che diavolo sta succedendo qui? Siete diventati matti? Lo sapete che hanno inventato i gobbi? Perché nessuno gli ha detto di leggerlo? E tu che stai combinando? Mi dispiace, Lucy, ma è impossibile che Babbo Natale... Ricordo che non è compito tuo decidere che cosa vendiamo o non vendiamo in questo programma. Lo so, ma non potete chiedermi di pubblicizzare un gioco illegale. No, aspetta, te lo dico chiaro e tondo, ok? Sei licenziato. Cosa? Sei licenziato, ok? Taylor, caccialo subito dal mio set. Lucy... Dov'è Nick? Voglio baciarlo sulle sue guancette rosse. Dov'è? I telefoni stanno andando in tilt. L'America adora il nostro Babbo Natale e anch'io lo amo. Quel vecchietto ha fatto un quarto di milione di dollari nei suoi primi 20 minuti in onda. Io torno subito. Dove sta andando? Probabilmente a cercare Nick. Babbo Natale ha appena lasciato lo studio. Buon Natale, amico. Scusi, ha visto un vecchio che somigliava a Babbo Natale passare da queste parti? E io che sono, una bistecca? No, le ho solo chiesto. Va bene, va bene, è andato da quella parte. Nick! Oh, non sei Nick. Scusi. Niente. Ho qui il modulo che ha riempito, ma non credo che ci sarà utile. Perché no? Come indirizzo ha messo Polo Nord. Ah, certo, è pazzo. Cerca in tutti i bar e in tutti gli ospedali psichiatrici, vai. Aspetta un momento, perché io? Perché tu? È colpa tua se l'ho licenziato. Come è colpa mia? È colpa tua, perché questa è la televisione e qui le cose funzionano così. Ah, certo, capisco, giusto. Happy little Christmas and a very good new year. Insomma, arriva questa birra. Arriva. Abbi un po' di pazienza, Polly. Bellezza, andiamo. Perché non vieni al Polo Nord a vedere dove abito? O meglio ancora, vieni a dare un'occhiata all'albero di Natale che ho fra le gambe. Adesso basta. Smettila di importunare quella ragazza. Guarda chi si vede, il vecchietto che mi ha fregato il lavoro a Telecompro Televendo. Se vuoi portare quel cappello, devi smetterla di comportarti come uno scolaretto in piena tempesta ormonale. Ah sì? Altrimenti che mi fai, nonno? Sentiamo, vorresti mettermi le mani no, in bocca? Voglio solo darti una lezione. Per caso. Preparati a difenderti. Tieni, prenditi da bere. E ti prego di scusarlo, ma sua maestà ha visto la sua reputazione in pericolo. Cioè, se non la pianta anche il suo naso, sarà in pericolo. Coraggio, cammina. È meglio. Lasciami in pace, che buono. Solo evitarti un po' di cazzotti. Potevo metterlo KO senza neanche rompere un bicchiere. Era questo che temevo, devo farti vedere una cosa. Coraggio. Il ghiacciaio Gambjorn è in Groenlandia. Ormai non è più un ghiacciaio, è un cubetto di ghiaccio. Mi stai dicendo che il diluvio è cominciato? È la fine di tutto. Buon Natale! Forse la gente non ha più bisogno del Natale. Buon Natale, Jonathan. Ma quale buon Natale? Capisci che intendo? Hai visto come mi sono ridotto a vendere la notte di Natale come se fosse un souvenir a basso costo. E non potrò più fare neanche questo. Mi ha licenziato. Con tutto il rispetto, non ho intenzione di starti a guardare mentre butti tutto all'aria e mentre ti autocommiseri. Sarebbe meglio se cercassi una soluzione. Sei tanto intelligente. Cercala tu la soluzione. Beh, io penso che dobbiamo recuperare una memoria rimossa facendo venire in superficie il bambino che è in tutti. E per farlo dobbiamo ricreare dei vissuti natalizi nei contesti familiari. Non mi pare la soluzione giusta. Sai che ti servirebbe? Cosa? Ti serve una bella dose di clima natalizio. Spero che funzioni. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that
the humble Christ was born. God sent us his salvation that blessed Christmas morn. Non posso mollare proprio adesso. E questo è il vero significato del Natale, giusto? Devo fare in modo che Lucy se ne renda conto. Sì, bravissimi, sì. Ti faccio passare un guaio grosso come una casa se non trovi quel vecchietto. Aspetta, suonano alla porta. Allora? Allora che sto parlando con Taylor, non l'ha ancora trovato. Senti, no, è appena arrivato Cameron e vuol dire che per te la vita si sta complicando. Dì a quello scemo di Taylor che se non ritrova immediatamente Nick è licenziato. Anche tutta la sua famiglia è licenziata. Aspetta, la sua famiglia non lavora per te. Bene, vorrà dire che li assumo e li licenzio. Dammi qua. Taylor, allora, questo è il punto. Se riesci a trovare Nick, ti darò un ufficio privato tutto per te. Più grande di quello di Lucy. Sì, allora continua a cercare. Dobbiamo andare in onda fra 12 ore. Sì, devi trovare quel vecchio figlio di... Nick! Signor Dixon. Taylor, l'ufficio privato, dimenticalo. Nick, siamo tutti immensamente contenti di rivederti. Grazie. E voglio chiederti perdono per quel piccolo malinteso che abbiamo avuto oggi. Ah, si riferisce al licenziamento. Licenziamento? Cosa? Licenziamento? Non ha detto questo, Lucy. Licenziamento? No, no, no. Lucy intendeva dire licenza. Che avevi licenza di parlare, di gestire la televisione come più ti piace. L'America ti rivuole in TV, Nick. E anche noi ti rivogliamo. E per dimostrartelo, ho deciso di raddoppiarti la paga. Cosa? No, no, no. D'accordo, no, d'accordo, no. D'accordo. Te la triplico. No. E inoltre avrai l'onore di essere alloggiato nel miglior appartamento che esista a Los Angeles. E dove? Qui. Qui. Qui? Qui. Così Lucy potrà mostrarti tutta l'ospitalità che un vero Babbo Natale come sei tu merita. Oh, ma... E in più, non rischierai di perderti di nuovo. Oh, mi sembra che sia un'ottima idea, ne sarei felice. Per te va bene, Lucy? Sì, certo. Oh, il mio babbo, la mia Lucy. La sola cosa che renderebbe questo momento ancora più dolce sarebbe il profumo dei soldi. Vi lascio soli. Non sperare di poter usufruire del mio letto stanotte. Oh, scordatelo. Lucy, ti prego. Oh, Lucy, ti prego un corno. I tuoi trucchetti voodoo che usi per vendere come... Ascoltami, non attaccano. Lucy, che c'è? Abbiamo cose molto più importanti di cui parlare. Ad esempio? Anni fa non sono stato sincero con te. Che vuoi dire? Io ti sto tenendo d'occhio da moltissimi anni, fin da quando eri una bambina. Cosa? Oh! Lucy. Oh! Lucy! Questo è... No, è assurdo! Oh! Il mio nome è veramente San Nicola e io sono veramente Babbo Natale. Oh, bene, mi fa stare molto meglio sapere che ti chiami Babbo Natale e che sei un imbroglione. D'accordo, guarda. Lucy? Guarda. Wow! Wow! Oh! Lo sai che sei un mago davvero fantastico? Lo sai quanti soldi potremmo farci con questo? Lucy, che cosa? Non avrei mai dovuto farlo, ma tu mi hai obbligato. Chiudi gli occhi. No! Chiudi gli occhi. Ho una pistola in tasca. Ho detto chiudi gli occhi! Anche quello. Anche l'altro. Tutti e due. È buio qui dentro. Se avessi un paio di scarpette magiche, mi trasporterei in un meraviglioso posto da favola. Apri gli occhi, Lucy. Salve, Lucy. Io mi chiamo Ralph, assistente capo di Babbo Natale. Benvenuta al Polo Nord. Ciao, Lucy!
fatto un sogno stranissimo. Ho sognato che mi svegliavo ed ero circondata da folletti. Oh, la cosa non è affatto divertente. Non è reale. Apri. Ok. È reale perché i piedi mi sono diventati due ghiaccioli. Sto morendo di freddo, ma perché? Oh, certo, perché mi trovo su un ghiacciaio. Non è un ghiacciaio, Lucy. Quella laggiù è la calotta polare. Sì, la palotta polare. Ma come ho fatto a non capirlo? Può dirmi anche perché non sono nella mia casa e sono circondata da spiritelli? Spiritelli? Ok. Siamo elfi. D'accordo. Oh, scusate. Ma qual è la differenza? Gli spiritelli sono molto cattivi. La loro apparizione avviene quando gli gnomi e i folletti si ubriacano sulla spiaggia durante la notte. Esatto. Gli spiritelli appaiono quando i folletti e gli gnomi si ubriacano sulla spiaggia durante la notte? Mm? Oh, capisco. Sei una gran fonte di informazioni. Ma tu non sembri uno gnomo. Sei molto più alto di questi nanetti. Qual è il tuo problema? È pituitario. È pituitario, poverino. Lucy, questo è quello che cercavo di dirti. Sai, posso capire che per te sia sconvolgente, ma è tutto vero. Tutto quello che hai sempre sentito dire su Babbo Natale è vero. Sì. Ok, e dov'è la renna? Guarda fuori dalla finestra. Ok, così anche la faccenda renna è sistemata. Manca... Oh! Quella è tua moglie. Sì, vorrei presentarti Helga. Lei sarebbe felice di dirti ciao, ma parla solo il norvegese. Anch'io. The friend is verstanden and has fatto cospo da casa. Capo, dobbiamo rispettare l'orario. Potremmo rimandare questi convenevoli. Oh. Lucy, ti piacerebbe vedere il mio laboratorio? Oh, sì! Temo che se dicessi di no ti offenderesti parecchio. E questo lo chiami laboratorio? Io pensavo che fosse un buchetto buio dove qualche folletto costruiva giocattoli. Vedi, sarà difficile dire addio a tutto questo. Perché dire addio? Te lo spiegherò più tardi. Voglio mostrarti una cosa. Vieni con me. Che meraviglia! Già. È proprio lei? È proprio lei. Questa è la slitta di Babbo Natale? È la slitta di Babbo Natale. Oh, posso toccarla? Certo, vuoi salirci sopra? Posso? Ma certo. Sono brava, vero? Che bello. Oh, guarda che impianto acustico! Oh, quello è l'ultimo grido. È un amplificatore ad impulsi infrarossi. Regge la bellezza di 1000 kW per canale. Ci sono 7 casse acustiche e un servo amplificatore estremamente sensibile. Se volessi ascoltare dei canti di Natale... Oh, davvero fantastico! Oh, aspetta, devo farvi una domanda, insomma, visto che ci sono. Come diavolo fate a distribuire un fantastiliardo di regali di Natale in una sola notte? Lucy, capisci qualcosa di meccanica quantistica o di teoria della relatività o di continuum spazio-temporale? No. Beh, noi siamo veloci. Noi siamo velocissimi. Che bello. Adesso avrei un'altra domanda. Diciamo che credo che tu sia Babbo Natale, ma che c'entra tutto questo con me? Scusa, Ralph. Tu e i ragazzi potreste lasciarci soli? Grazie. Sì, certo, capo. Ok, piccoletti. L'eggnog ci aspetta. Spegnete le luci quando uscite, per favore. Come tu ben sai, sono stato Babbo Natale... per la bellezza di 200 anni. Ma non sono stato il solo. Anche il Babbo Natale che mi ha preceduto è stato in carica per 200 anni e lo stesso ha fatto quello prima di lui e così via fino al Babbo Natale originario. Capito. Ora purtroppo
Il termine del mio incarico si avvicina a grandi passi e le regole del Natale decretano che io debba trovare qualcuno che prenda il mio posto prima della mezzanotte della vigilia di Natale. Se non lo faccio, scatterà l'operazione scioglimento. Che diavolo è l'operazione scioglimento? Hai mai sentito parlare del diluvio universale e dell'arca di Noè? Sì. Stavolta non ci saranno arche. Oh, che cosa stai dicendo? Non vorrei convincermi che quel diluvio avvenne perché non riusciste a trovare un Babbo Natale sostituto. Non è che voglia sottovalutarti, Nick, però non devi preoccuparti solo perché devi trovare un nuovo Babbo Natale. Giusto. E sei venuto a cercare me perché vuoi che ti aiuti a trovarne uno, visto che conosco mezzo mondo. Coraggio, dimmi che devo fare. Chiudi gli occhi e te lo mostrerò. Questa storia di chiudere gli occhi sta diventando un po' noiosa, Nick. Puoi aprire gli occhi, Lucy. Guarda bene. Cosa vedi? Ma quella è mia madre! Oh mio Dio! E quella sono io. Guardami. Ero carinissima. E guarda mio fratello. Lo chiamavo vecchio testone. Oh, è incredibile, davvero. Guarda, c'è anche quell'antipatico di Bobby col dito nel naso, come al solito. E che ci facciamo qui? C'è qualcosa che devo mostrarti. È importante che tu ricordi. Non puoi metterti il cappello di Babbo Natale? Non possiamo far perdere a Lucy una scommessa così importante. Non ti pare, Ralph? Quel cappello luccica soltanto quando viene indossato da qualcuno che crede nel Natale con ogni fibra del suo essere. Sei tu, Lucy. Prendilo. Sei tu quella che stavo aspettando. No. Lucy, lo so che non ci credi, ma ti prego, io ti prometto che tutto sarà chiaro quando indosserai questo cappello. No. Almeno provaci. No, non voglio farlo. Ti prego, non voglio farlo. No, ti ho detto che non voglio farlo. No. Non voglio quel cappello, non voglio questa responsabilità. Sai cosa voglio? Voglio che mi riporti a casa, voglio che mi riporti alla mia vita, voglio la mia vita reale, immediatamente. Ecco che cosa voglio. Se è veramente quello che vuoi, chiudi gli occhi. E tutto quello che hai visto, tutto quanto, sarà stato solo un sogno. Oh, devo essermi appisolata un attimo. Ho fatto uno strano sogno. Ho sognato che cercavi di convincermi che sei il vero Babbo Natale. Non credi che dovremmo parlarne, Lucy? No, aspetta, no, ti prego. No, io non voglio ti più sentire parlare di Babbo Natale per il resto della mia vita. Vado a letto. Notte? Lucy. Ah, comunque, se ti serve, ci sono cuscini, coperte e tutto il resto. Sono nel cassetto, sotto la scala. Ehi, capo. Scusa la brutalità, ma non potevi ficcarle in testa il cappello e farla finita? Non posso costringerla ad accettare il suo destino. Se non vuole rendersi conto di chi è, non funzionerebbe comunque. Ah, l'Inquisizione aveva ragione a condannare il mio comportamento. Io ho combinato un gran pasticcio, questa è la verità. Ho aspettato troppo prima di contattarla e ora che l'ho fatto, ormai è tardi. E adesso? Che cosa hai intenzione di fare? Beh, io non ne ho idea. Oggi si prevede che a Los Angeles si raggiungerà il picco dei 38 gradi. E non pensate che il brutto tempo sia da qualche altra parte. I meteorologi non prevedono nevicate in nessun posto negli Stati Uniti per tutto il mese di dicembre. Wow, sembri Sheena, la bella regina del Nilo. Non ho chiuso occhio stanotte. Detesto avere ospiti. Beh, il tuo ospite è diventato l'idolo della città. Tutti i giornali parlano di lui stamattina. Uno lo ha definito il Babbo Natale dei nostri sogni. Dov'è la ragazza del latte? Perché non c'è mai quando ho bisogno di lei? Si chiama Lily. Bene. La mia macchina si è rotta. Perché continui a tenere quell'ammasso di rottami, Lucy? Perché quella era la macchina di suo padre. Oh, questa è una riunione di famiglia, vi lascio sole. No, Taylor. Torno dopo. Taylor. Ciao. Sì, ok. Ciao, mamma.
Non rispondi mai ai messaggi che ti lascio. No, non è che non rispondo. Il fatto è che non li ho nemmeno sentiti. Abbiamo messo una segreteria telefonica. Smettila, Lucy. Non sperare di prendermi in giro. Senti, lo so che è un periodo dell'anno difficile per te, ma non puoi continuare a vivere così. Come? Guarda la tua vita. Vivi da sola nel tuo appartamento. Entri ed esci in continuazione. Non hai nessuno da amare, nessuno che ti ami. Lo so, bambina mia. Io ho la tua stessa identica angoscia. E ogni anno, quando arriva il Natale, fa sempre più male. Ma sai cosa mi aiuta? Cosa? Vederti. Guardo te e vedo tuo padre. Senti, adesso non mi va di parlarne. E poi scusami, ma devo mettermi a lavorare. Va bene, amore. Ma ti chiamo, d'accordo? Io ti giuro che tra un paio di giorni ti faccio un colpo di telefono. Ciao. Ti aspetterò. Sapete, una delle tradizioni che preferisco è quella di contare i giorni che mancano a Natale. E adesso anche la vostra famiglia potrà godere di questa divertente tradizione grazie alla nostra nuova offerta, il super calendario dell'Avvento. Ogni giorno i vostri bambini potranno divertirsi a spostare Gesù Bambino, eccolo qui, e a farlo finalmente arrivare sano e salvo fino a Betlemme. E mamme, non ci sarà alcun pericolo che i vostri piccoli possano rompere il calendario dell'Avvento, perché Gesù Bambino è fatto di robusto, indistruttibile polistirolo. Fantastico. Un Gesù di plastica. Secondo me è sacrilego. Oh, a quanto pare siamo arrivati alla fine del nostro programma. Quindi per oggi questo è l'ultimo articolo. Telefono! Oh, un momento. Mi dicono che devo prendere una telefonata di un telespettatore. Sta andando a rispondere, attenti. No, andate via, mi raccomando. Scusatemi un attimo. Siamo in diretta. Pronto? Ciao, Babbo Natale. Sono Meredith. Chiamo da Dover Canyon, in California. Ah, ciao, Meredith. Vuoi fare una domanda a Babbo Natale? No, non c'è bisogno che rispondi da lì. Te la mandiamo in studio, ok? Ma chi si crede di essere quello? Sono stata adottata in Corea quando ero piccola. Quello che volevo chiederti è se esiste un Babbo Natale coreano. Ah... Meredith, quella che mi hai fatto una domanda meravigliosa. Taylor! Di là, da quella questo parte. Questo mi fa venire in mente una poesia di là. Del mio buon amico Jay Wright, che la scrisse per Babbo Natale. Dice così. Ah, bambine e bambini, quante volte mi han visto portar regalini, quante volte mi han visto sfrecciar fra le stelle, nelle notti più chiare, nelle notti più belle. Continua, non è finita. Ero sempre diverso, eppure sempre lo stesso. Proprio come mi vedete adesso. Ho avuto gli occhi a mandorla, azzurri ed anche neri. Ho volato in lungo e in largo realizzando i vostri desideri. Una volta sono anche stato una lei. Sì, una specie di mamma Natale, bambini miei. Anche se non credete che sia tutto vero. Beh, tant'è. Sono io che credo in te. E naturalmente credo anche in te, Lucy. Tu hai un'anima meravigliosa e spero tanto che un giorno vorrai mostrarla al resto del mondo. Ma cosa... Ha detto il mio nome, ha detto Lucy. No, parlava con la bambina. Ha detto Lucy, fammelo risentire, per favore. E naturalmente credo anche in te, Meredith. Tu hai un'anima meravigliosa e spero tanto... che un giorno vorrai mostrarla al resto del mondo. Ok, allora diciamo che è cominciato l'ammutinamento delle videocassette. Tutti i giorni? Perfetto, ragazzi, prepariamoci per il prossimo pezzo. Grazie, Nick, puoi andare. Grazie a te. Oh, devo farti i miei complimenti, Babbo Natale, sei stato fantastico. Grazie mille, grazie. Sai, penso che la festa di Hanukkah subirà dei contraccolpi quest'anno. Beh, noi lavoriamo per lo stesso principale, quindi Mazel Tov. A te. Ah, Lucy? Non ho nessuna intenzione di parlare con te, chiaro? Have yourself a merry little Christmas. Buon Natale! Buon Natale a Let tutti! Let your heart be light. Buon Natale! From Buon Natale. Now on Buon Natale a tutti! Our
troubles will be out of sight. Have yourself a little bit. E ora passiamo al prossimo articolo. From now on, our troubles will be far away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore, faithful friends. Who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, ecco, we all will be together. Mettilo lassù. If the fates allow, hang a shining star upon the high. Ciao, Lucy. Ecco il tuo latte. Grazie. Hai detto grazie. Non è vero. Sì, invece. No, non l'ho detto. Sì, l'hai detto. Lo saprò meglio io che cosa ho detto. Non ho detto grazie. Once again, as in olden days, happy golden days of yore, faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Bene, gente, qui in California continua a fare un caldo infernale, mentre all'equatore sta succedendo qualcosa di molto strano. Infatti, in questo momento è sferzato da terribili temporali. Ralph! Abbiamo un problema. A che ti servono? Per il diluvio. Vorrei tanto non aver visto Titanic. Ed ecco una nuova idea per tutti coloro che sono stati molto impegnati e non hanno avuto tempo di fare i regali. Grazie a Televendo Telecompro potrete inviare un dono virtuale. Un dono virtuale? È roba da matti. Le persone chiamate riceveranno sul proprio computer una piccola email e quando cliccheranno su di essa, come per incanto, apparirà l'immagine del regalo che avete scelto per loro e che riceveranno dopo le feste. Ecco fatto. Manca solo un articolo. Ah, non dimenticate, la prossima volta che chiamate, di informarvi della specialissima zattera gonfiabile di Televendo Telecompro. Chi ha messo la zattera nella lista? Gli è piaciuta, l'ha vista sul catalogo. Così l'ho fatto contento. Ah, prima di lasciarvi, vorrei farvi riflettere su una cosa, se non vi dispiace. Qualunque avversità possa presentarsi sulla vostra strada negli anni che verranno, non perdete mai la speranza. Se riuscirete a tenere sempre vivo nei vostri cuori lo spirito di Natale, potrete sopravvivere a tutto. Buon Natale a tutta l'umanità. Dio vi benedica. Addio. E buona fortuna. Perché ha detto buona fortuna? Beh, ragazzi, abbiamo finito. Sei un grande Babbo Natale. Allora, ragazzi, venite tutti qua intorno da fare un annuncio molto importante. Come prima cosa, grazie al miglior Babbo Natale che esista sulla piazza,
per la prima volta nella nostra storia, Televendo Telecompro ha registrato il più alto tasso di vendita di tutti gli altri canali commerciali concorrenti. E naturalmente sapete che questo significherà un piccolo extra in tutte le vostre calze di Natale quest'anno. È strano, ma io sentirò la mancanza di Nick. Già, non mi sono mai divertito quanto quest'anno ad affibbiare mercanzie inutili agli americani. Wow. E tu chi sei? Lo so che sono soltanto una segretaria, ma ti andrebbe di darmi una mano a fare l'albero di Natale? È un'ottima idea. E ha un che di eccitante anche. Champagne, Lily? Certamente. Allora, Nick, che ne diresti se io e te ci incontrassimo subito dopo le feste per pianificare il tuo futuro? Vedi, ho progetti faraonici per te e per Televendo Telecompro. Lei è molto gentile, signor Dixon, ma credo proprio che i miei giorni da Babbo Natale siano terminati. Non dire sciocchezze, hai la stoffa del venditore. Per milioni di persone, tu sei Babbo Natale, ma guarda chi si vede! Che ne dici della nostra televendita, eh? Lucy. Nick, io... Prima le signore. Lo so che ti ho dato del filo da torcere. Ero convinta che tu non fossi adatto per Christmas Corner, ma avevo torto. Adesso ci credo in te. Vorrei tanto che fosse vero. Che vuoi dire? Spero che tu possa trovare quello che stai cercando. Maledetto. Mi faccio in quattro per te e tu mi ripaghi in questo modo. Lucy, non credo che andrai da nessuna parte stasera con quel cimelio. Vuoi un passaggio? Certo. La lascerò qui a riposare finché non torno da Bora Bora. Oh! Beh, Lucy, ce l'hai fatta. Oh, quasi scordavo. Che parti domani. Guarda bene, c'è un piccolo extra nella busta del biglietto. Oh, dimmi che sono contanti, così non devo andare in banca a cambiare i soldi prima di partire. No, è molto meglio dei contanti, Lucy. Sono io. Oh. Non te ne rendi conto. Abbiamo bisogno l'uno dell'altra. Divisi non siamo niente male, ma insieme saremo magici. Ah, non vorrei ferire i tuoi sentimenti, Cameron, ma io non ti amo e non sperare che possa amarti in futuro. Amore, ci sono cose più importanti dell'amore. Cosa, per esempio? Il potere, l'autorità, avere più soldi di Dio. Tu ne vuoi più del diavolo. Ti conosco, tu vuoi le stesse cose che voglio io. Noi vogliamo vincere,
Vogliamo essere potenti. Siamo due dominatori. Non ho intenzione di dominare nessuno. Io non ho proprio il gene del dominatore. Sta tranquilla, ho già programmato tutto, Lucy. Prima riunisco il consiglio d'amministrazione della rete e li convinco a nominare te mio vicepresidente. Poi immettiamo nuovi azionisti della Rosi e costruiamo un enorme impero mediatico. Nel giro di un anno governeremo il mondo. Dall'anno prossimo possederemo il Santo Natale. Ferma. Che c'è? Qualcosa non va? Sì, io non so perché sto dicendo questo. Insomma, non è proprio da me, ma... nessuno, da nessuna parte, in nessun caso, nessuno potrà mai possedere il Natale. Oh, perché no? Perché no? Perché io non lo permetterò. Tu non lo permetterai? Sì, lo so che suona strano detto da me, ma io non lo permetterò. E se ci tieni a rimanere intero, ti consiglio di fermare subito la macchina. Va bene, come vuoi. Beh, è andata piuttosto bene. Salve, signorina Collins. Ascoltate, ragazzi. A meno che qualcuno non abbia un miracolo nella manica stanotte, sarà il nostro ultimo exploit. Ma non cambierà niente. Faremo tutto come abbiamo sempre fatto. Nick sarà qui fra poco e potremo cominciare a distribuire i regali. L'unica differenza sarà che appena Nick avrà consegnato l'ultimo regalo, non potrà più essere Babbo Natale. Oh. Qualcuno può portare un fazzoletto ad Elgar? Senti, Elgar. Qualsiasi destino ci sarà assegnato dopo stanotte. Accettiamolo al modo degli elfi. Affrontiamolo a testa alta. Certo che dovremo tenere la testa alta. Saremo immersi nell'acqua. Nick? Sei qui? Nick? Ho capito, non ci sei. E questo cos'è? Lucy, se leggerai questo biglietto la notte di Natale, forse non sarà troppo tardi. Ti prego, provati il cappello. Se lo farai, tutto ti sarà chiaro. Io ti aspetterò in cima al mondo, nel caso lo facessi. Per tutti i campanelli, sta brillando! Oh mio Dio! Tutti i campanelli, sta brillando! Ah, sono... Sono Babbo Natale! Per tutti i campanelli di Babbo Natale! Sta nevicando! Ok, ragazzi, questo è l'ultimo. Mi raccomando, ricordate di mettere sotto la roba pesante e sopra quella più fragile, ok? No. Ralph! Vieni a dare un'occhiata. Sì, sono Babbo Natale! Sì, sono Babbo Natale! Ah, è bellissimo essere Babbo Natale! Yahoo, non riesco ancora a crederci! Ehi, signorina, è meglio che si copra. Fa un freddo cane stasera. Già. L'ondata di caldo è passata, forse. Già, speriamo. Si sente meglio? Oh, sì, certo. Io mi sentirei come se fossi in cima al mondo, se solo sapessi dov'è. L'unica cima del mondo che conosco è un piccolo locale dove a volte mi prendo una birra. È un bar? Sì, a Sunset. A Hollywood, dove volevi che fosse? Mi chiamerebbe un taxi, per favore. Un taxi? La notte di Natale, a Los Angeles. È impazzita. Signorina Collins, lo sa che stasera sembra Babbo Natale? Ah, lo sono! Basta crederci e diventi Babbo Natale! Dove andiamo, signora? Senta, devo trovare un piccolo locale a Sunset, altrimenti si scatenerà la fine del mondo. Ne so qualcosa.
Si vuole sbrigare! Il mio nome è Ralph e le assicuro che non è ancora troppo tardi. Beh, ok, se vuoi prendermi in giro, ti prendo in giro anch'io. Tu slittami! Vuoi qualcos'altro, Nick? Ah, no, Sally. 5 sidri di mele sono abbastanza per una sola serata. Giusto. Mi devi una spiegazione. Lucy! Sì! Hai letto il mio biglietto? Certo che l'ho letto. Ho messo su il cappello e ha brillato, sì. Ha brillato sulla mia testa. Questo vuol dire che io sono il vero Babbo Natale, tutto regolare? Sì, ci puoi scommettere. Oh, mio Dio. Ma allora l'operazione scioglimento si è fermata? Sì, certo. Oh, Nick, che cosa sto facendo? Non voglio essere responsabile della sofferenza di un bambino perché ho detto una sciocchezza come hai fatto tu. Scusa. Sì, lo so, ti ho fatto del male. Mi dispiace che tu abbia sofferto per così tanti anni. Ma, Lucy, Babbo Natale non è Dio. Ti ricordi di quando, tanti anni fa, una bella bambina si sedette sulle mie ginocchia? Sì, sì. Te lo ricordi? Beh, è quello che le dissi quel giorno è ancora vero oggi. Se tieni stretto l'amore che il tuo papà t'ha dato nel tuo cuore, e quest'amore lo trasmetti ad altre persone, l'amore del tuo papà resterà vivo per sempre. Scusate se vi interrompo, ma abbiamo 3 milioni di regali da distribuire prima dell'alba, quindi vedete di sbrigarvi. Buon Natale, Lucy. Buon Natale, Babbo Natale. Fa freddino stasera. Ah, sì, per fortuna. Evidentemente l'operazione scioglimento si è fermata. Non potreste accelerare, ho il tassametro che gira, Lucy. Volevo dire Babbo Natale. Sì, certo, come no. Senti, quella non è la slitta che mi hai mostrato quando sono venuta al Polo Nord. Non penserei che consegni un fantastiglione di regali con un taxi. Scusa, di quale taxi stai parlando? Complimenti, complimenti. Ehi, capo, non voglio fare il rompiscatole, ma non credo che i bambini riconosceranno Babbo Natale se vai in giro conciata così. Adesso ti arriva un cazzotto, eh? Ma fermo! Non vorrei renderti nervoso, Nick, ma non potremmo fare 2 chiacchiere prima che tu vada avanti? Certo. Prima di tutto, se vuoi farmi diventare i capelli bianchi, mi fa piacere, ma non su tutta la testa, ok? Uh-huh. Secondo, non vorrai mica farmi crescere il barbone, eh? Lucy, per i prossimi 2 secoli non cambierai neppure d'una virgola rispetto a come sei adesso. Ah, va bene, allora procedi. Senti, va tutto bene, eccetto la cintura. Sono un po' grassa e mi tira in vite proprio necessaria. Mi sento molto meglio. Vogliamo andare? Oh, sì, sì, penso che sia ora. Oh, ma quei pantaloni ti stanno cortissimi. Ti si sono ristretti in lavatrice? Grazie. Oh, Ricotta, scommetto che ti farà piacere guidare. Io non sono ancora pronta per farlo. Nick, e i tuoi vestiti da Babbo Natale? C'è posto per un solo Babbo Natale, Lucy. Io vengo solo per il tuo viaggio di prova. Oh, allora andiamo, ne riparleremo più tardi. Ah, Recchietto, ti dispiacerebbe metterti sul sedile di dietro? Lo so che è troppo piccolo per te perché è a misura di elfo e tu hai problemi di pituitaria. Ah, scusami, non volevo. Capo, ci faresti l'onore di guidare per l'ultima volta? Certo, Ralph, mi fa molto piacere. Pronto, Rudolph? Vai, Dasher! Vai, Dancer! Andate, Prancer e Vixen! Vai, Cometa! Vai, Cupido! Pronti, Donner e Blitzen! Coraggio, al lavoro! Si vola anche quest'anno! Via! Accidenti, non riesco a credere ai miei occhi! Sto volando, è troppo bello!
ce l'abbiamo fatta! Bene, Lucy, sei pronta per la tua prima consegna? Sì. Coraggio, allora, coraggio! Ok. Loro staranno qua buone buone, mi aspetteranno? Le renne? Sì, certo. Ok, perfetto. Non soffri mica di vertigini, vero? No, non più. Ah, grazie, Ralph. Eccoci, bambini! Buon Natale a tutti! Oh, aspetta un momento. No, aspetta, questo non sarà mica un vero camino. Sì. E che ci facciamo? Ci devi entrare camino? Dentro. Che cosa? Io... Io pensavo che fosse una leggenda. No, queste sono le regole, devi andare giù. Aspetta un momento. Aspetta che arriviamo in Inghilterra. Perché? In Inghilterra i comignoli sono stretti così. Oh, ma chi me l'ha fatto fare? Ecco, ora mettiti in piedi sui bordi. Quali bordi? Sul mattone, Ok. Ecco, uno. No, due. Aspetta. E se c'è il fuoco acceso? Non ci sarà, sta tranquilla. Io l'ho fatto per 200 anni. Lo so, ma tu sei tu e io sono io. Sento odore di biscotti allo zucchero. Non credo sia odore di biscotti allo zucchero. No, coraggio, senti, io non posso farlo, non posso farlo, ok? Lucy, coraggio. Sta tranquilla, è facilissimo, ti divertirai, è così che si fa. Così, d'accordo, ma sappiate che lo sto facendo contro voglia. Pensa che succederà quando arriviamo alle capanne Quanza. Non è affatto divertente. Non mi sono divertita per niente. Tanto lo so che me l'hai fatta apposta, racchietto. Ciao. Ciao. Senti, non c'è motivo di spaventarsi. Non mi spavento. Beh, io mi spaventerei se vedessi un estraneo nel soggiorno. Ma niente panico, perché io sono un Babbo Natale in fase di addestramento. Però non sembri Babbo Natale. Come sarebbe a dire? Perché sei una donna. Ah, io sono una donna e tu sei molto gentile ad accorgertene. E visto che sei così dolce, sai che farò? Ti darò il più bel regalo della mia fantastica sacca. Wow! Come è finita qui questa bici? È proprio quello che volevo. Oh, come ho fatto a saperlo? Sei Babbo Natale. È vero. Io sono Babbo Natale. E tu sei James. Giusto. Non è fantastico. Sapevo il tuo nome senza conoscerti. Wow! È meglio che te ne vada ora. Mi sa che sta arrivando mio padre. Hai fatto un rumore terribile scendendo giù dal camino. Non sono ancora pratica. Il problema, James, è che non posso andarmene da dove sono arrivata. Che mi suggerisci? Esci dalla porta. Radicchio, si può sapere perché non mi hai spiegato come si tornava indietro attraverso il camino? Se tu mi chiamassi col mio nome, l'avrei fatto. Carissimo Risotto, non capisco di cosa parli. E se non stai attento, guarda che ti licenzio. Io ho stipulato un contratto a vita e gli elfi invecchiano molto lentamente. Ah, ma nel tuo caso crescono molto in fretta. guarda, Ravanello. Stiamo passando sull'insegna di Hollywood. E laggiù c'è lo State Center. Se cadi, ti potrei barattare con un giocatore di pallacanestro. Sarà una lunga notte su e giù per i camini. Oh, non vedevi l'ora di poter dire questa frase, eh? Bene, d'accordo. Nello spirito del Santo Natale, e visto che sono il tuo nuovo capo, ti chiamerò Ralph. Grazie. Senti, Ralph, tra quanto arriveremo in Cina? Io vado pazza per l'anatra alla pechinese. Lucy, non credi che sarebbe il caso di fare una sosta prima di continuare con le nostre consegne, eh? Sì, forse è il caso. The weary world rejoices for yonder is a new and glorious morn. Oh, no.
fantastica, vero? Com'è andata, nonna? Bambina mia, sembrava di sentir cantare un angelo. Sei stata bravissima. Sì. Buon Natale, mamma. Luz! Sì. Oh, bambina mia, sei tornata a casa per Natale. Sì, sì. Ehi, sorellina, abbracciami. Come mai sei vestita da Babbo Natale? Vorrei tanto potertelo spiegare, Duane. Lucy, appena passata stanotte, avrai tutto il giorno di Natale per fare le cose che desideri. Ora sei Babbo Natale e tutto è possibile. Giusto. Lucy, che sta succedendo? Mamma, hai con te le medicine per il cuore? Ehi, sta succedendo una cosa incredibile. Fuori sta nevicando. Sembra impossibile. Qui a Los Angeles non nevica così tanto, da sempre. C'è la slitta di Babbo Natale con Rudolph. Che avete da guardare? È solo una slitta con 9 piccole renne. Senti, mamma, adesso non ho tempo di spiegarti tutto. Ti giuro che farò un salto per il pranzo di Natale. E siccome dovrò proprio fare un salto per il pranzo di Natale, mi raccomando, non vi mettete vicino al camino. Lucy! Ehi, Lucy. Questa è una renna che sta facendo i suoi bisogni sulla mia gamba. Sì? Perché all'improvviso sta nevicando? Oh, beh... Ci vorrebbe troppo tempo per spiegartelo, Duane. Io sono un po' confuso. È giusto così. Papà, non so perché, ma credo che zia Lucy sia proprio il vero Babbo Natale. Bene, credo di essere pronta per dare inizio alle danze. Dov'è Nick? Coraggio, Nick, faremo tardi. Ho paura che questa sia la mia fermata, Lucy. D'ora in avanti dovrei fare da sola. Ma di che stai parlando? Elga e io abbiamo deciso di andare a vivere a Saint-Tropez. Lei ama il sole. Oh, no. Ho bisogno di riposare. Non puoi lasciarmi sola a gestire questa situazione. È la prima volta che faccio Babbo Natale. Non so ancora risalire dai camini. Non so cosa fare con questa sacca che tu hai riempito di regali. Non so come far partire queste dannate renne. Vai Dasher, vai Dancing, vai Dancing. Oh, sai bene a cosa mi riferisco. Ho bisogno del tuo aiuto. Non puoi lasciarmi sola. E visto che mi hai appena detto che Babbo Natale può fare tutto quello che desidera, ora emanerò un editto. Ti nomino Babbo Natale ad honorem, il che significa che per i prossimi 200 anni sarai costretto a stare con me e dovrai aiutarmi a trovare il prossimo Babbo Natale in modo che io non debba incontrare le stesse difficoltà che hai avuto tu. Allora, accetti o no? Avanti, Nick. Per favore. Per favore. D'accordo. Perfetto, molto bene. Guardate che dall'altra parte del mondo sta per spuntare l'alba. Ok, ma stai zitto se non vuoi che ti tagli la lingua. Mettili dietro sul fondo della slitta, ok? Ok. Allora, io sono pronta. Volate, Dancer e Prancer e Nixon e Blitzen. E volate, 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 ragazzi! Ho detto, volate ragazzi, volate ragazzi, non gli va di volare. Devi prendere le redini in mano. Ma come faccio a saperlo se nessuno me lo dice? È la prima volta che sono Babbo Natale, tu l'hai fatto per 200 anni. Allora. Yeah! Oh, oh, oh. Buon Natale a tutti! Ciao, Babbo Natale! Ci vediamo il prossimo anno! Buon Natale! Buon Natale! Ci vediamo presto! Come on in slowly, where the force they ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go, let's look at the show. We're riding in winterland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with the songs of the wind be wonder and our cheeks are nice. Oh, ho, ho, arrivederci! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Grazie, Lucy! Oh.
Ha 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 ha!